questo esercizio è un po' riassuntivo delle coniche che abbiamo fatto fino ad adesso. Da questa equazione di testo dice prendi k meno 2x alla seconda più 4 meno kx alla seconda uguale a k meno 1 e descrivi qual è la conica individuata da questa equazione al variare di k numero reale qualsiasi. È una conica per il fatto che è di secondo grado, c'è la seconda y alla seconda e manca x per y. Però potrebbe essere una circonferenza, un'ellisse, un'iperbole, ok? A seconda del segno dei vari parametri. Ricordiamo l'equazione dell'ellisse. L'equazione sarebbe un'ellisse se c'è x alla seconda, davanti a x alla seconda c'è 1 su a al quadrato, che è un numero che ha quale segno? Qualunque sia a. È positivo. Lo stesso vale per il coefficiente di b alla seconda. Lo stesso vale per quello che c'è dopo l'1. Quindi se questo coefficiente, questo e questo, sono positivi tutti e tre, allora ho una ellisse. Se invece, vediamo cosa succederà dopo, questi due fossero entrambi positivi e questo negativo, ho un'ellisse ma immaginaria, perché ho una somma di grandezze positive uguale a un numero negativo. Okay? Formalmente è un'ellisse, però in realtà sul piano cartesiano reale non descrive nessun punto, perché una somma di quadrati uguale a questo negativo non si può disegnare, non con numeri reali. Se invece il primo coefficiente e il secondo coefficiente hanno segni diversi, uno è più, l'altro è meno, allora ho una iperbole. Se ho più, meno, più, ho un'iperbole con i fuochi sull'asse delle x. Se ho meno, più, più, iperbole con i fuochi sull'asse delle ordinate, oppure a seconda del segno di k-1, cioè questo coefficiente, come cambiano i segni dei due coefficienti, posso decidere se è un'iperbole e di che tipo. D'accordo? Se succederà che invece questo numero hanno lo stesso valore, allora potrei avere una circonferenza se 1, 2 e 3 coefficienti sono dello stesso segno. Quindi, morale della favola, cosa devo fare? Devo andare a vedere come cambiano i segni dei coefficienti al cambiare di k. Tutto là. I coefficienti sono 3. Ho k meno 2, vediamo quando è positivo. Ok, qui non considero il coefficiente il valore di 0, perché? Perché k meno 2 è 1 su a alla seconda e qualunque cosa sia a, 1 su a alla seconda non è mai 0. Poi il secondo coefficiente, questo è quello di x alla seconda, l'altro è 4 meno k e poi ho k meno 1. Qui attenzione, non li metto a sistema perché non è necessario che siano tutti simultaneamente positivi, devo andare a vedere che segno hanno e poi li confronto. K meno 2 è positivo se k è maggiore di 2. 4 meno k è positivo se k è minore di 4. Fatemi segnare bene questo. E k meno 1 è positivo se k è maggiore di 1. Ok? Vi ricordo che in base a quanto abbiamo visto prima,
meno 2 è 1 su a alla seconda, 4 meno k è 1 su b alla seconda. Questo come potremmo chiamarlo? Boh, lasciamo k meno. Andiamo quindi a fare una tabella dove riportiamo i segni. Io ho il valore di k, quindi ho 1, 2 e 4. Poi ho k meno 2, cioè 1 su a alla seconda, 4 meno k, 1 su b alla seconda, e poi k meno 1, cioè il termine in oppa. Primo termine, k meno 2 è positivo a destra di 2, quindi meno, meno, più, più, e in 2 si annulla. 4 meno k è positivo a sinistra di 4, più, 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 meno, e k meno 1 è positivo a destra di 1, meno, più, più. Ok? Detto questo, vediamo che abbiamo 1, 2, 3, 4 possibilità, 4 regimi, k minore di 1. Se k è minore di 1, siamo in questa zona, il coefficiente di y alla seconda è negativo, il coefficiente di y alla seconda è positivo, ma il termine noto è negativo. Cosa significa questo? Che la curva è una, questa conica, questo moltiplica x alla seconda, questo moltiplica y alla seconda, questo è quello che c'è a destra dell'uguale. Ok? Il coefficiente di x alla seconda e di y alla seconda hanno segni diversi, opposti. Quindi è un'iperbola. Però a destra c'è un segno negativo. Se divido per questo numero, questi si invertono. Ok? Diventa più meno. Quindi è un'iperbole con i fuochi sull'asse delle x. Iperbole con fuochi sull'asse x. Ok? Poi visto che ci siamo, consideriamo che il caso di se k fosse 1, cosa succederebbe? Se è 1, questo è negativo, il secondo coefficiente è positivo, ma il terzo è nullo, qui ho 0, quindi ho un coefficiente per x alla seconda più x alla seconda uguale a 0. Questa è una conica degenere, ok? Perché è descritto solo da dipendente dai due segni, degenera in benché vada in una coppia diretta. Dopo se volete lo vediamo in dettaglio, intanto occupiamoci di altri regimi. Se invece k è tra 1 e 2, abbiamo meno più più. Il coefficiente di x alla seconda è negativo, quello di y alla seconda è positivo, a destra ho un numero positivo, ho una. Poiché questi sono opposti, ho una iperbole. A destra dell'uguale ho più, coefficiente negativo è quello di x alla seconda, i fuochi sono sull'asse delle y, sull'asse verticale. Iperbole con fuochi appartenenti all'asse delle y. Tra 2 e 4, più più più, elisse.
infine k maggiore di 4 più meno più iperbole con i fuochi sull'asse delle x. Attenzione, nel terzo caso, quando i segni sono tutti più, potrebbe esserci qualche k qua dentro, in modo tale che i due coefficienti hanno lo stesso valore. In quel caso ho una circonferenza. Poi, dove questo coefficiente è più piccolo di questo, le visse ai fuochi sull'asse dell'ordinata. Se il coefficiente di x alla seconda è più piccolo, cioè 1 su alla seconda è più grande, i fuochi sono sull'altro asse. Cioè all'interno di questo intervallo posso andare a distinguere i casi in cui l'ellisse, che è un'ellisse, ha i fuochi su un asse oppure sull'altro, oppure una circonferenza quando i due semiassi hanno la stessa lunghezza. Torniamo invece un pochettino sui casi limite tra un intervallo e l'altro. Abbiamo visto il primo era k uguale a 1. Se k è 1, l'equazione diventa, fatemi a ricopiare, 1 meno 2 che fa meno x alla seconda, 4 meno 1 che fa 3, più 3 x alla seconda uguale a 0. Ok? Posso portare meno x alla seconda dall'altra parte e ottengo 3x alla seconda uguale a più x alla seconda, cioè prendo la radice quadrata di destra e sinistra, ho più o meno radice di 3y uguale a x, oppure se volete y uguale a più o meno 1 fratto radice di 3x, ho una coppia di rette che passano per l'origine. In questo caso la conica degenera. Una coppia di rette. Ok? Di rette che passano per l'origine. E coefficiente angolare una più 1 sulla radice di 3, l'altra 1 è meno 1 sulla radice di 3. Poi l'altro caso limite da k uguale a 2. Se k vale 2, l'equazione diventa 0 x alla seconda più 2 x alla seconda uguale a 1. Questo termine non c'è più. Ho quindi 2 x alla seconda è uguale a 1 e x è uguale a più o meno 1 fratto radice di 2, oppure più o meno radice di 2 mezzi se voglio razionalizzare. Anche in questo caso ho una coppia di rette orizzontali. Uguale a costante, la conica degenera in una coppia di rette. E k uguale a 4, ultimo caso. In questo caso l'equazione diventa 4 meno 2 che fa 2x alla seconda, 4 meno 4 che fa 0 x alla seconda uguale a 4 meno 1 che fa 3. Quindi 2 x alla seconda uguale a 3, x uguale a più o meno radice di 3 mezzi. Una coppia di rette verticali.
Ok? L'ultima cosa che ci rimane da vedere è in quali condizioni, con quali k, le liste che otteniamo, cioè tra 2 e 4, è una lista con i focus sull'asse delle x o delle y. Ok? Quindi abbiamo riscrivo l'equazione k meno 2 x alla seconda più 4 meno k x alla seconda è uguale a k. Questa la confrontiamo tra 2 e 4, se non ricordo male, con x alla seconda fratto a alla seconda più x alla seconda su b alla seconda è uguale a 2. Di conseguenza k meno 2 è 1 su a alla seconda e 4 meno k è 1 su b alla seconda. Ok? È tutto chiaro? Qui k meno 2 moltiplica x alla seconda, qui a alla seconda divide x alla seconda, quindi 1 su a alla seconda è k meno 2. Non è k meno 2 a alla seconda, è 1 fratto a alla seconda che è k meno 2. Ciò che c'è davanti a x quadro è 1 su a alla seconda. La seconda è il denominatore. Quindi se voglio che, se mi chiedo per quale valore di k i fuochi per esempio stanno sull'asse delle x, cioè quando è che il semiasse maggiore è a, devo chiedermi quando questo numero è più grande o più piccolo di questo? Più piccolo. Perché va come 1 su a alla seconda. Se a alla seconda è grande, questo è piccolo. Ok? A alla seconda è al denominatore, non al numeratore. K meno 2 è un numeratore. Quindi l'ellisse ha i fuochi sull'asse delle x se questo numero è più piccolo di questo. Quindi se k meno 2 è più piccolo di 4 meno k, i fuochi sono sull'asse delle x. Se è uguale, ho una circonferenza. Sempre nei vincoli vincolo 2 minore di k minore di 4, attenzione. Questi sì vanno al sistema. Non si vedono entrambi. Risolviamo la seconda disequazione, porto k a sinistra, ho 2k minore di 4 più 2, 6, k minore uguale di 3. Quindi nel nostro intervallo tra 2 e 4, se k è uguale a 3, i due coefficienti sono lo stesso numero, quindi la lista diventa una circonferenza. Se k sta tra 2 e 3, ok, allora il k meno 2 è più piccolo di 4 meno k, quindi a è maggiore di b, qui è vero, qui è falso. Quindi tra 2 e 3 ho un'ellisse con i fuochi sull'asse orizzontale, tra 3 e 4 la mia ellisse ha i fuochi sull'asse verticale. Quindi questa è la risposta a questa domanda: quando è che l'ellisse ha i fuochi sull'asse delle x, cioè a piccolo è maggiore di a piccolo. Quindi concludiamo dicendo che 2 minore di k minore di 3 ha un'ellisse
con i fuochi sull'asse delle x. K uguale a 3 fa una circonferenza, 3 minore di K minore di 4 fa sempre un'ellisse, ma con i fuochi sull'asse y. E questo conclude la discussione. Quindi torniamo alla tabella originaria, non so se ce la faccio. E qui in questa fascia dobbiamo aggiungere un 3 dicendo tra 2 e 3 è l'isse sì, ma con fuochi sull'asse delle x, 3 e 4 è l'isse sì, ma con fuochi sull'asse delle x, e in 3 circonferenza. Mentre in tutti gli altri casi limite il numero 2 e 4, l'equazione degenera in una coppia diretta. Ok? Attenzione, se torniamo al primo caso strano, ecco questo, se qui la x quadra avesse avuto un coefficiente positivo, mentre invece questo meno c'era un più, d'accordo? Poi avrei avuto una somma di grandezze positive uguale a 0. In quel caso avrei avuto come unico punto nel piano cartesiano che soddisfa quell'equazione solo l'origine. Perché solo 0 più 0 fa 0. Ok? Invece essendoci questo negativo lo porto dall'altra parte e ho due grandezze positive, una uguale all'altra, posso fare la radice e prendo il segno più e meno. Oppure se preferite, questo lo scompongo una differenza di quadrati, prodotto notevole, lo scompongo e poi annullo i fattori, legge di annullamento del prodotto, e trovo le due equazioni delle due rette. Ok? Proviamo un altro, avete bisogno di provare voi? No, questo è un pochino più semplice. Non so se l'hanno già fatto, ma qui c'è la seconda, fratto 2k più 1 più qui c'è la seconda, fratto 3 meno k uguale a 1. Questo è più semplice del precedente perché ho i coefficienti che mi danno direttamente a quadro e b quadro. Inoltre a destra dell'uguale ho 1, non devo preoccuparmi del segno di quello che c'è a destra dell'uguale. Non ho il k a destra dell'uguale. Okay? Anche in questo caso, per sapere che tipo di conica è, devo andare a studiare i segni dei due denominatori, il 2k più 1 e il 3 meno k. Quindi prendiamo 2k più 1 maggiore di 0 e quindi k maggiore di meno 1/2 e 3 meno k maggiore di 0, per cui è vero se k è minore di 3. Ok, tabella dei segni. Attenzione, in questa tabella non devo fare il prodotto, ma devo solo confrontare i segni. Non è come faccio quando facciamo le disequazioni fratte. Quindi il primo è 2k più 1 e poi ho 3 meno k meno 1/2 e 3. 2k più 1 è positivo a destra di meno 1/2, quindi meno più 3 meno k è positivo a sinistra, più meno
Quindi se K è più piccolo di meno un mezzo, i due coefficienti saranno di segno opposto. 2K più 1, che sta al denominatore di x alla seconda, è negativo. K meno 3, che sta al denominatore di y alla seconda, è positivo. A destra ho più 1, indipendente da K. Questa è una iperbole con i fuochi sull'asse delle y. Ok? Taglia l'asse delle y, ma non quello delle x. Qui K uguale a meno un mezzo non possiamo metterlo, perché essendo un denominatore rende non calcolabile il primo termine. Non è zero, è zero il denominatore, quindi quello non può essere. Okay. Tra meno un mezzo e 3 la situazione è invertita. Il coefficiente di x alla seconda è positivo, di y alla seconda è negativo. Ho sempre un'iperbole con no, scusate, qui ho sbagliato segno, qui c'è più, perché k meno 3 è positivo a sinistra di 3, qui c'è un più. Più, quindi questa è una ellisse. Quindi non ho più spazio, scrivo nella pagina dopo. Quindi meno un mezzo minore di k minore di 3 ho un'ellisse. Mentre per k maggiore di 3 ho meno più, quindi coefficiente di x alla seconda positivo, coefficiente di y alla seconda negativo, a destra dell'uguale più 1, questa è una iperbole con i fuochi sull'asse delle x. Dopodiché andiamo a analizzare più in dettaglio questo intervallo, meno un mezzo 3, e ci chiediamo quando l'ellisse ha i fuochi sull'asse delle x o delle y e se ci sono dei k per cui è una circonferenza. Quindi teniamoci e ci chiediamo quando. Qui invece, essendo 2k più 1 e k meno 3 entrambi il denominatore, l'ellisse ha i fuochi sull'asse delle x se il denominatore di x alla seconda è più grande di quello di y alla seconda, cioè se 2k più 1 è maggiore o uguale significa circonferenza, di 3 meno k. Allora l'ellisse ha i fuochi sull'asse x, perché a quadro è più grande di b quadro. Porto k a sinistra e 1 a destra e ho 3k maggiore di 2, quindi 3k maggiore o uguale a 2 terzi. Prego? K maggiore o uguale a 2 terzi. Sì, chiedo scusa. Un 3 di troppo. Quindi se k è maggiore di 2 terzi ho un'ellisse con i fuochi sull'asse delle x. Pardon, in realtà tra 2 terzi e 3 non dimentichiamo mai la condizione tra meno un mezzo e 3. Quindi 2 terzi minore di k minore di 3, l'ellisse ha i fuochi sull'asse x. Se k è uguale a 2 terzi ho una circonferenza. Se k è inferiore a 2 terzi ma sempre più grande di meno un mezzo ho un'ellisse con i fuochi sull'asse delle y.
che il primo denominatore è più piccolo del secondo. Entrambi positivi, e il primo più piccolo del secondo. Fine della storia. Ok?